Italia Rota, lei ha lanciato un allarme, entro dicembre si rischiano in Lombardia 5.000 licenziamenti nel settore metalmeccanico, come mai? Sì, è la nostra previsione rispetto ai dati che abbiamo consegnato da gennaio a settembre. La previsione è appunto quella di 5.000 licenziamenti nella nostra regione e pensiamo che questa sia la priorità sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista economico. Per noi prima c'è questo elemento, prima ancora del referendum e di quello che si sta dibattendo in queste settimane, pensiamo che anche la controparte, anche Asso Lombarda, gli imprenditori dovrebbero preoccuparsi più di quello che succede nel territorio, nei luoghi di lavoro, nell'economia più che del referendum. Quindi visto che oggi è presente il Premier Renzi, la principale richiesta che farebbe per questo settore qual è? Far ripartire gli investimenti insieme a quelli privati che sono opera di questi importanti imprenditori, anche gli investimenti pubblici potrebbero dare davvero una mano, a partire dal territorio, il terremoto, i problemi idrogeologici, i problemi ferroviari, il trasporto e via dicendo potrebbero dare una mano rispetto a questi numeri che sono drammatici. Ecco, però nella industria 4.0 c'è molto per gli investimenti, non siete soddisfatti, non basta? Ma diciamo la verità, 4.0 diventa un'operazione molto mediatica, nella nostra Lombardia c'è ancora molta impresa, non 4.0 ma quella tradizionale che difende ancora l'occupazione, fa diversi punti di PIL e dovremmo occuparci molto anche di questo prima di lanciare dei messaggi sul futuro. Voi avete già fatto degli scioperi e avete intenzione di farne altri? Ma ne abbiamo fatti 20 per il contratto, per noi il contratto non significa solo aumenti, significa difendere e rilanciare l'impresa metalmeccanica nel nostro paese, se non dovessimo trovare un accordo con gli imprenditori metalmeccanici probabilmente ci saranno altre agitazioni. Per noi il punto dell'occupazione lo si difende però anche con il contratto nazionale.